Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Anche oggi andiamo a parlare di Figma e voglio farvi vedere oggi come creare uno spinner e una loading bar o loader in Figma e farla ovviamente animati, ok? Quindi con una bella animazioncina che riproduce un po' quello che potrebbe essere, per esempio, appunto un caricamento di una pagina oppure l'upload di un file. Quindi se siete interessati come sempre vi chiedo che cosa di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like e that's it, let's get started! Eccoci qua all'interno di Figma e quello che vedete a schermo è poi il risultato, diciamo, di quello che sarà questo piccolo esercizio che andremo a fare assieme. Già da qua avete già capito più o meno di cosa si tratterà, ma voglio farvi vedere appunto il risultato finale. Andiamo a concentrarci su questi due elementi. Eccoli qua. Come vedete, appunto, abbiamo un loader, eccolo qua, che c'è una bella animazioncina, appunto, con una curva abbastanza custom. E poi abbiamo un semplice spinner che può avere appunto la velocità che volete. Poi andiamo a vedere come customizzarla. Allora, torniamo in Figma. E andiamo a cancellare il tutto e andiamo a rifare da zero in modo tale da poter fare appunto questo esercizio assieme. Allora, andiamo a prendere un'ellisse, partiamo con lo spinner. Qua andiamo a utilizzare ovviamente le funzionalità che già ci mette a disposizione Figma. Andiamo a creare il nostro donut e andiamo a cambiare il fill con un bel fill angolare in modo tale da avere questo effetto. Andiamo a cambiare i colori, prendiamo dei colori dalla nostra bella palette, eccola qua che abbiamo già, ecco qua, questo è il nostro spinner, ok? Il design del nostro spinner, ok? Andiamo a creare un frame da questo, quindi lo framiamo, ok? Una volta creato il frame, andiamo a duplicare il nostro frame. Ok, ora l'idea è quella che dobbiamo creare praticamente quattro step, i quattro step con variazioni appunto di 90 gradi ogni step. Quindi in teoria potremmo semplicemente andare a girare appunto questo frame di 90 gradi. In realtà fate attenzione perché molto spesso cosa capita? Che facendo così non funziona come dovrebbe in realtà, ok? Quindi quello che vi consiglio di fare per avere appunto lo spinner che funziona perfettamente è andare a prendere l'ellisse che abbiamo creato all'interno, quindi l'ellisse 1, ok? Questa qua. E andiamo a girare appunto l'ellisse e non il frame, mi raccomando. Un passaggio molto importante questo, altrimenti non so perché ogni tanto appunto ho visto che questa cosa non funziona, ok? Mi raccomando poi ovviamente prima create l'ellisse, poi fate il frame, ok? E poi duplicate, perché il nome dell'elemento che appunto poi va a girare deve essere esattamente lo stesso. È molto importante questo passaggio. Andiamo a duplicare nuovamente il frame, andiamo all'interno, andiamo a girarlo nuovamente di 90 gradi. Facciamo la stessa cosa, prendiamo il frame 3, lo duplichiamo ancora una volta, andiamo all'interno e andiamo a girarlo nuovamente di 90 gradi. Ok, abbiamo tutti e quattro i frame. Ora, con tutti e quattro i frame selezionati, andiamo a creare multiple components. Una volta creati i componenti, li combiniamo in una unica variante. Io ci metto anche l'auto layout in modo tale che sia tutto bello precisino. Mettiamo 16, 16, va bene così. Anzi, qua mettiamo un po' di più, se non riesco neanche a fare i collegamenti. Mettiamo anche 80, ok. Prendiamo il primo frame e andiamo in prototipo, interaction, e qua mettiamo after delay il minimo possibile, cioè un millisecondo. Cosa deve succedere? Change to e selezioniamo il frame 2. L'animazione, molto importante che qua facciamo lo smart animate e qua mi raccomando deve essere linear. 300 millisecondi per il momento va bene. Facciamo la stessa cosa con tutti e quattro, quindi dal 2 lo colleghiamo al 3, qua mettiamo after delay di 1 millisecond e appunto smart animate linear 300, questo ce lo tiene fortunatamente. Stessa cosa after delay 1 millisecond e dall'ultimo, quindi dal quarto, lo riportiamo al primo in modo tale che
si faccia effettivamente il loop after delay 1 millisecond. Ok, abbiamo tutto collegato. Ora andiamo nei nostri asset, andiamo a prendere il nostro spinner, eccolo qua, e lo buttiamo all'interno del nostro canvas e andiamo a vedere subito come funziona. Anzi, lo ingrandisco. Ok, ecco qua. Se non mi vedete cliccare appunto sulla tastiera, non sentite cliccare sulla tastiera, perché appunto utilizzo la mia bellissima Stream Deck, e tra l'altro ho fatto anche un video proprio su questo, su come effettivamente la Stream Deck mi abbia veramente velocizzato in maniera esponenziale appunto il lavoro su Figma. Allora andiamo su Play e andiamo a vedere come funziona e soprattutto se funziona bene, se ho fatto tutto correttamente. Oh, vediamo un po' che effettivamente questo spinner funziona correttamente, quindi veramente in pochissimi passaggi abbiamo creato uno spinner funzionante. Andiamo a ridurlo e a metterlo di nuovo qua. Ora andiamo a fare il loader. Allora andiamo a creare prima di tutto direttamente un frame. Facciamo un frame, ok, andiamo a creare un bel frame di 40 pixel di altezza, 20 di rounded corner, e il fill color lo facciamo grigio 100, ok, quindi questo sarà il nostro background, che è, attenzione, appunto un frame, ok. Deve esserci selezionato il clip content e all'interno del nostro frame andiamo a sbatacchiarci un altro rettangolo, ok, all'interno appunto abbiamo detto del frame, un rettangolo che avrà una dimensione iniziale per esempio di un pixel. Ok, quindi andiamo a vederlo, è questo qua, ok, cambiamo ovviamente anche il colore, lo mettiamo in verde, e questo avrà una dimensione di un pixel. Una volta che abbiamo fatto ciò, andiamo a duplicare appunto questo frame, la C per la V, e andiamo a aumentare la grandezza di questo rettangolo fino alla fine, ok? Così. Possiamo anche effettivamente mettere un 40 pixel anche qua. Ora abbiamo il frame 1 e il frame 2, ok, eccoli qua. Cosa facciamo? Semplicemente andiamo anche qui a creare multiple component e li combiniamo come variante che chiamiamo loader. Andiamo in prototipo, andiamo a interaction, qua giustamente devo selezionare il frame 1, interaction, e facciamo after delay di per esempio, che so, 200 millisecondi, quindi 200 millisecondi change to frame 2. Ok, frame 2, e l'animazione questa volta con lo smart animate la faccio custom. Vediamo un po' come posso farla. Facciamo tipo una S curve più o meno. Ok, una roba del genere. Ovviamente 300 millisecondi è troppo poco, la facciamo per esempio di 2 secondi e mezzo, 2500 millisecondi. Ok, ora andiamo a prendere il nostro bel loader, lo buttiamo all'interno del nostro canvas e andiamo a vedere come si presenta. Vediamo un po' se funziona tutto correttamente, dovrebbe funzionare tutto correttamente. Voilà, bella questa animazioncina, che ne dite? Facciamo restart, bella, ecco qua che in veramente pochissimi passaggi abbiamo creato uno spinner e un loader che sono pronti per essere utilizzati per il vostro prossimo progetto. E anche questo video è terminato, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Come sempre vi chiedo che cosa? Di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!